Ah, buongiorno. Ci vediamo tra 5 minuti. Buongiorno. Ciao, ciao Giorgio. Benvenuti. Livio, ci sei, grande. Per l'amor di Dio. Grande. Allora. Allora, Livio, tra un pochettino iniziamo questa chiacchierata. Tra l'altro, oggi pensa che è anche brutto tempo e non possiamo uscire. Pensa a te. Mannaggia, Quindi, ci tocca stare a casa oggi. ci tocca stare a casa oggi. È così. Ciao Giorgio. Ciao, buongiorno, ciao Marta. Ah, Marta, facciamo una cosa meravigliosa il 7 assieme. Verissimo, bellissima. Ah, il 7. Quanta bella roba che fai, Giorgio. Che bello. Ah, Livio, guarda, passione pura. Pensavo adesso e mi ricordo, poi dopo la dico, però non la dico adesso, mi è venuta in mente la frase che dicevo. Guardate. Wow! Nel 2000, grande! Grande, grande. Poi dopo mi dite quanto vi devo per la pubblicità. Nel 2000, mi ricordo nel 99, no? Che pensavo, e c'era questa frase che girava sempre nei corsi motivazionali, che mi ha ispirato molto. Poi dopo ne parliamo. E poi questa cosa di poter condividere, io penso che è la più bella cosa che possiamo fare. Quello che poi fai da sempre tu, Livia, no? Condividere, 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 aiutare gli altri. Sì, abbiamo la fortuna, la possibilità, il privilegio, no? Di avere informazioni utili per noi e per le altre persone, e in effetti la condivisione è una forma straordinaria di aiutare e Ora ti di vedo la mano, contribuire. ora vedo. Ah, adesso sì che ti vedo, adesso ti vedo perfetto. È una forma straordinaria, dicevo, per contribuire alla vita, al benessere, alla gioia, al successo delle altre persone, alla salute. È anche per noi un piacere, no? Perché dà indietro tantissimo, restituisce molto. Bello, bellissimo. E, guarda, sembra un sogno che solo nel 98 avevo scritto proprio quello che volevo fare nella vita e poi lasciai il vecchio lavoro. E sembra ieri, ma sono passati 21 anni, 22 anni, 22 anni, poi 90. Poi 99 abbiamo cominciato a mettere i primi passi in questo mondo. Mo mondo di folli, che bello essere folli. Voglio dire, il grande Steve non è che si aveva tutti i torti quando dice unite i puntini, perché alla fine è così, eh. È così, è così. Il fatto che unisci i puntini di tutto quello che ti accade nella vita, nel bene e nel male, che comunque tutto ti insegna e tutto ti fa crescere. Assolutamente, assolutamente. Funziona proprio così. Tempo Oggi, fa, dimmi, dimmi. nel 2012, in uno dei miei beautiful day, sai, quelle giornate che Bellissimo. faccio. Scommetto che è questo. Esattamente quello. Fantastico. No. L'avevo chiamato Beautiful Day, il mondo alla rovescia. E raccontavo in quella giornata che c'è un mondo che va alla rovescia. Cioè, per esempio, no? Tutti la domenica a casa magari a riposare, stare fermi e così via, e io lavoravo la domenica, tutti a fare, per dire, le scuole in un certo modo. Io per i miei figli ho scelto una cosa un po' controtendenza, tutti a dare, non so, i cellulari ai bambini, io controtendenza,
tendenzialmente avevo così capito che tanta della mia vita l'avevo vissuta alla rovescia, cioè quando gli altri facevano una cosa io ne facevo un'altra. A 22 anni andavo in giacca e cravatta, erano fine anni 80, per gli hotel a far presentazione e così via, i miei amici andavano fuori a ballare, no? E poi per capire che per dire il vero mondo alla dritta è quello là, è quella la rovescia, dove invece di essere pessimista sei ottimista, dove vuoi costruire. Il fatto di disallinearsi, di disobbedire molte volte ci porta in realtà dove dovremmo essere. Assolutamente. È vero. Ma se tu pensi, quando lo racconto, tu lo sai, no? Cioè, tutto è nato per me dopo un incidente stradale mortale grave, no? E dici, se pensa, è chiaro che poi, e qui torna in campo la crescita e sviluppo personale, probabilmente se quel giorno, pensa al ritorno dal mio primo corso di crescita e sviluppo personale, ho fatto l'incidente, quindi a mezzanotte. Quindi se quel giorno non avessi deciso in quel corso così forte, così potente, di dare un cambiamento alla mia vita, ho cambiato il messaggio è arrivato forte, perché ammazza, porca miseria, alla notte fai devi stare attento a quello che chiedi, perché porca miseria, poi arriva. È uno strumento potentissimo quello di chiedere. E quella sera lì, insomma, cambiò la mia vita. Io dico, se riesco a uscire di qua con le mie gambe, cambia la mia vita. E uscì di lì e costruì, no, l'azienda che poi mi ha fatto arrivare fino qua. Buongiorno. Adesso ciao, Mauro. Ciao, Marta. Super Mauro. Grande. Ascolta Giorgio, ti devo dire subito una cosa, ho visto nel programma, c'è la stessa cosa che ho fatto la settimana scorsa, ma io invece oggi ho preparato, la settimana prossima. No, ma tu vai tranquillo, quello che fai, lascia stare il programma. Il canto. Sì. Mauro ha assistito a tutta questa cosa, perché con Mauro ci conosciamo dal 90. Davvero? E quindi 21 anni. Mauro ha veramente, mi ha accompagnato in questo percorso e ha visto cos'è successo. Veramente, Ma funziona così. È il motivo per cui vedo anche in quello che sta accadendo adesso un po' questo blocco forzato di tutto. E evidentemente porta con sé, magari non è facile da vedere subito, ma porta con sé una grande energia, un'opportunità da cogliere notevole, perché rappresenta una chiamata, che poi sia una cosa fortuita, che sia stato tutto generato come qualcuno dice, non ha importanza, di fatto sta accadendo, e per noi, per l'umanità intera, è una grande opportunità di reset contro alt can. Reset, bravo, sì, completamente va colta. Livio, va colta. Guarda, sono le 8:50, quindi iniziamo con questa pillola, insomma, do il benvenuto a tutti e appunto volevo iniziare, volevo dirvi, uno, per piacere silenziate tutti i microfoni, due, benvenuti a tutti, grazie di essere qua. Come sapete, ho voluto fortemente, iniziato per caso, ma ho voluto Livio, mio carissimo amico e grande professionista, vivi con passione, faccio vedere anche il mio oggi, guarda, questo è, bravo. Guarda, la modulazione fisiologica di Oxygen on Demand, che è proprio l'argomento di oggi. Questo è un libro meraviglioso, scritto insieme a altri 18 medici, e pensate, questo volume è nato da un sogno di Giorgio Terziani, realizzato grazie a complicità di 18 studiosi coordinati da Eugenio Luigi Iorio. Questo è un libro meraviglioso.
Quindi ve lo consiglio. Edito da Edra, quindi è scaricabile anche online. Ti voglio lanciare questa frase, no? Questa frase, quella che tu, nelle quante volte, ma questa è quella che mi ha accompagnato da sempre. Niente di splendido fu mai realizzato se non da coloro i quali osarono credere che dentro di loro ci fosse qualcosa di più importante che le circostanze. E penso che sia proprio il denominatore comune di quello che sta accadendo oggi, e vorrei che tu in questi 10-15 minuti adesso con me, insomma, fare questo scambio che di introduzione a una giornata importante dove si parla di sistema immunitario e di consapevolezza. Ecco. Certo, con grande piacere, Giorgio. Ne stavamo proprio parlando qualche istante fa in una sorta di dietro le quinte, aspettando la conferenza. Sì, nell'esperienza, io guarda, mi occupo di formazione, di sviluppo personale da più di 30 anni, non mi sembra neanche vero, mi fa strano dirlo, più di 30 anni, per la precisione 32 anni. E da sempre nell'analizzare il successo, chiamiamolo così, che poi il successo in tanti ambiti può avere altri nomi, no? La salute è un successo per me, per la persona, perché nel mondo in cui viviamo oggi riuscire a mantenere il nostro sistema fisico umano, che è veramente molto complesso nella sua semplicità, perché noi lo diamo per scontato, lo viviamo ogni giorno e sembra così semplice, ma la medicina ci insegna quanto sia complesso, perché forse c'è ancora più da scoprire rispetto a quello che si è scoperto. Sì. Mi sentite? Sì. Dicevo che la salute è un successo, perché non è facile, perché il mondo è inquinato, perché la nostra vita non è sana, perché il cibo che ci circonda, che ci viene offerto, più o meno direttamente o in maniera un pochettino più subdola, chiamiamola così, dai, sottile e sotterranea, e non è sano. Quindi riuscire a rimanere sani, come un tempo era normale stare, è molto più difficile oggi. Quindi è un successo anche quello. E come ogni successo, si compone di azioni, Giorgio, di abitudini, di consuetudini, di cose che noi facciamo sistematicamente. E il successo spesso nasce o all'interno o a seguito di enormi momenti, di grossi momenti di difficoltà, cioè di crisi, di problemi. Okay? Il tuo esempio, il tuo successo personale nasce da un incidente. Il successo personale di molte altre persone nascono da fallimenti, nascono da desiderio quasi inarrestabile di voler realizzare qualche cosa. Magari io conosco una persona che ha fatto imprenditorialmente delle cose straordinarie con un drive interiore che era: io non voglio più soffrire la mancanza di, no? Cioè ha vissuto un'infanzia molto povera, di stenti, e dice: io non farò mai più vivere a me, alla mia famiglia, ai miei figli una cosa di questo tipo. Quindi noi conviviamo con la sofferenza da sempre, ok? E quindi il momento attuale, che è un momento di sofferenza, e dico che è un momento di sofferenza non solo per i morti. Ora magari dico una cosa un po' controcorrente, però è il mio pensiero, spero che le persone lo prendano come tale, cioè un pensiero, un'opinione, no? Non è tanto per i morti, che i morti, come dire, si pregano e ahimè accadono, ma accadono ogni anno sempre. Cioè in Italia sono andato a vedere nel sito dell'Istat, ogni anno circa 650.000 morti. Io non ci avrei mai pensato, più di 1.500 al giorno di morti, no? Quindi sì. La verità è che noi conviviamo con la morte da sempre, e lei è lì. Quindi il fatto di sapere affrontare psicologicamente, emotivamente la difficoltà, anche il rischio di morire, è uno dei dati più importanti in assoluto
presenti nelle formule del successo di chiunque. E il successo, ripeto, si può chiamare salute, si può chiamare successo finanziario, economico, lavorativo, una buona famiglia e così via. Cioè, noi dobbiamo evidentemente mettere in atto tutta una serie di azioni che però vanno conosciute, quindi ecco la bellezza dei corsi, la bellezza dei libri da leggere, la bellezza del confronto con le persone che ne sanno, no, più di noi, per poter apprendere nuove strategie, nuove competenze, stimoli e quant'altro che ci possono aiutare a mettere in atto dei comportamenti nuovi, migliori, che possono portare al nostro successo. E non possiamo pensare che queste cose, come dicevi tu all'inizio, Giorgio, debbano avvenire in un mare calmo e piatto. Perché in un mare calmo e piatto queste cose non avvengono, non ci sono opportunità in quel mare. Le opportunità arrivano quando il mare è burrascoso, quando c'è il vento, mettiamola così, ok? E quindi le difficoltà sono per noi un terreno fertile, ideale per i nostri cambiamenti. E io è come quando sento dire no, non sono capace, non l'ho mai fatto, come quando diciamo sempre no, cammina, inizia a fare, perché come fai a aspettare di essere capace? Non è possibile. Le persone a volte no, mi chiedono ma come hai fatto? Ho sbagliato tante di quelle volte e ho fallito tante di quelle volte e ci ho provato continuamente e non solo devi provarci, devi farlo, no? Certo, Livio, vero? Certo. Beh, ma pensiamo anche tu, vivi nel mondo, no, della medicina e della scienza, perché organizzando questi incontri insomma sei all'interno di questa realtà e sai benissimo che la realtà della scienza stessa, la medicina stessa, se non provasse, se non tentasse, non sarebbe dov'è, no? Ogni ambito, ogni campo ha bisogno di fare, di agire, di sbagliare addirittura, no? Noi temiamo tutti, dai, temiamo l'errore, temiamo il fallimento, temiamo la sconfitta perché è dolorosa sotto tanti aspetti, ma la realtà è che sono i gradini di una scala che noi non possiamo saltare e se vogliamo andare in alto questa scala la dobbiamo percorrere un gradino alla volta e tanti di quei gradini sono tasti, i tasti dolenti, sono sconfitte, sono prove, sono tentativi. Allora, guarda che regalo che ti fa. Tu hai detto una cosa, sembriamo che telepatici. Guarda Livio, no, tu Livio, guarda, probabilmente, io non lo so, ma adesso lo devo andare anche a trovare perché quando mi parlavi di questa cosa, eccolo qua. Allora, poi ti faccio indovinare che libro è. La scala del successo, lo vedi? Quello che stavi, di cui stavi parlando tu. Sì. Stavi parlando proprio, un gradino alla volta. Io ho preso stamattina questo libro dalla mia libreria, ma ne avrò 2000, 3000 di libri, no? Com'è possibile? Ho preso questo. Che libro è? Dimmelo tu, non lo so. È uno dei più grandi che formatori della storia. Non c'è più naturalmente. Il grande Zig Ziglar. Wow. Ci vediamo sulla cima. Yeah. Penso che no, sia uno dei grandi ispiratori, no? Come Napoleon Hill. Tante segnali, sì, assolutamente. Assolutamente. È un libro meraviglioso, no? Insieme a tutte le cose che sono. Insomma, pensa un po', no? La scala della vita di quello che parlavi tu. È fantastico. Ma è così, ma guarda, gira e rigira, un po' come, mi permetto di fare dei parallelismi forse un po' strampalati, ma è come quando si parla di religione e tu puoi leggere testi sacri di ogni colore, mettiamola così, cioè che derivano da fedi diverse, ma alla fine dicono la stessa cosa e fanno esempi, paragoni simili, perché di verità ce n'è poi una, no? E quindi la si può guardare da tante angolazioni, che sono le angolazioni da cui proveniamo tutti quanti, e puoi dare tutti i nomi che vuoi, ma di fatto stai parlando di una sostanza,
e la sostanza è quella lì. Chi vive il successo, tanto grande o piccolo che sia, il proprio successo, ognuno di noi sa che non puoi ottenerlo senza sbagliare, non puoi ottenerlo senza rischiare, quindi senza fare un qualche cosa per cui la pancia ti fa rumore, perché sei in ansia, perché sei in apprensione, perché non sai come andrà, non sai se stai facendo la cosa giusta oppure no, il tempo lo dirà e tu devi agire, no? Ecco, questa è la costante. Poco fa parlavamo del mondo alla rovescia, che è il titolo che ho dato a un anno all'evento Beautiful Day, e il mondo alla rovescia è quel mondo, guarda, il mondo alla rovescia è questo qua: il 25 aprile alle 9:02 del mattino, una stretta cerchia di persone si incontra qui, si mette davanti al computer invece che magari stare a riposare o che ne so, a fare dell'altro, per imparare un qualche cosa o che non sa, per rinforzare competenze che pensa che possano servire, e va controcorrente. Cioè la stragrande maggioranza della gente non sta facendo qualche cosa in questo momento per crescere, per migliorarsi, per imparare, che gli comporta uno sforzo di qualche tipo. Questo è il mondo alla rovescia. A me hanno insegnato, Giorgio, che per ottenere grandi risultati devi fare, ahimè, forse un po' triste da dire, ma è la verità, devi fare quello che la stragrande maggioranza della gente non è disposta a fare, o non, semplicemente non sta facendo, perché sta seguendo la consuetudine. E quando non fai i compiti a casa, a scuola non c'è niente, se non ti alleni a casa e non studi, è proprio questo. Esattamente questo. In questi 5 minuti che ci rimangono, perché ricordati che poi il 28 avremo un'altra giornata meravigliosa, quindi non prenditi, segnatelo. So che volevi uscire anche il 28, ma non ti faccio. Ci vediamo il 28 alle 17. Abbiamo una cosa molto bella sulla creatina, sistema sul disturbo neurologico e anche muscolare, quindi veramente interessante, col professor Balestrino. E poi avremo 2 giorni, il 2 e il 3 maggio, che saranno 2 giornate full, piene, veramente 2 maratone online con i più grandi esperti che abbiamo in Italia di medicina, di salute, di prevenzione, eccetera. Ecco, un'altra cosa che volevo dirti è questa. Guarda, io ho scritto, guarda che bella questa cosa qua, ho scritto questa frase: che i nostri sogni ci ispirano a pensare, agire, percepire, divenire esattamente il tipo di persone che dobbiamo essere per poterli realizzare. Pensa a quello che dicevi te, no? il mio sogno da sempre è stato quello di aiutare il prossimo a vivere meglio a lungo. Penso che sotto c'è quello che tu hai detto poco fa: preparazione, allenamento, perseveranza, ingredienti e i valori che fanno la differenza. Guarda che tempismo e sinergia. Ma è così, Giorgio. È così. Riuscire a far passare questo concetto alle persone non è facile. In questo momento le persone hanno paura, non comprendono spesso che è proprio il momento adesso per guardarla in faccia, no? E per passarle attraverso, perché è l'unico modo per uscirne migliori. Altrimenti noi per paura aspettiamo che semplicemente la burrasca sia finita e poi ci alziamo e andiamo a rifare quello che stavamo facendo prima. E questo è l'errore più grande che ognuno di noi possa fare dopo una tempesta di questo tipo, perché è una tempesta davvero, davvero unica, no? Unica per la nostra generazione, unica per quello che stiamo vivendo, mentre sarebbe la grande opportunità per cambiare. Ecco, se una persona che non si alimentava bene, che viveva insomma in maniera esageratamente, chiamiamola tossica, e non se ne accorge durante questo periodo di quarantena, chiusi in casa, dove sei praticamente non fai altro che girare da una stanza all'altra, inevitabilmente mangiare, perché almeno 3 volte al giorno ti fermi a mangiare, con una
assenza, una mancanza di luce, di ossigeno rispetto a quanto magari normalmente si faccia, oppure per qualcuno che era abituato a stare chiuso in un altro ufficio ha avuto l'opportunità invece di mettersi in giardino tutto il giorno e stare fuori. Ecco, se non si capisce che qualcosa di diverso è successo nella propria vita e c'è stata un'opportunità lì dentro, è grave, perché se si torna alle vecchie abitudini malsane si è persa una grande opportunità. E non è solo vabbè, ma di opportunità se ne perdono tante nella vita, no signori, perché questa opportunità qua che si è persa si è pagata a caro prezzo. Prezzo di vite, prezzo economico, prezzo sociale, prezzo di libertà di cui siamo stati privati per più o meno tempo, in maniera più o meno gentile, dipende dai casi, ma di fatto in gioco noi abbiamo messo tanta roba, veramente tanta roba. È un grande peccato per chi non coglie questa opportunità. Vedi, poi dopo concludiamo, quello che mi sento di dire, no? che tu hai detto delle cose importanti, perdiamo delle belle opportunità di imparare quello che, siamo qui per imparare la lezione assolutamente, no? E fare esperienza, però se non impariamo la lezione continuiamo a fare le stesse cose e non possiamo pensare di ritornare fuori e le cose siano uguali, no? Come le abbiamo lasciate. Il problema di questa nostra società a livello mondiale, probabilmente, come si dice, ma non posso mica io cambiare il mondo. Non è proprio così, perché se incominciamo a rifare gli stessi errori, quindi non unire le forze, a riessere gelosi perché l'altro magari fa qualcosa meglio di noi e noi non l'abbiamo fatto, l'invidia, il tradimento, cioè sono cose che hanno portato la nostra società, no? L'arrivismo, il parlare alle spalle, lo sgambetto, l'opportunismo, non l'opportunità, no? Nel business, nel lavoro, nella vita, ma l'opportunismo veramente. Ritorniamo come prima e penso che ci sia una bella selezione questa volta. Eh sì. Non so se sei d'accordo. Decisamente. Magari sì, può essere no? Esagerato, ma è così. Se le persone non imparano questo, sarà difficile, no? Trasformarsi, perché non ti trasformi se non c'è cambiamento. Sì. Corretto. E guarda, è il motivo principale per cui personalmente ho preso l'impegno in questo periodo, da quando c'è stato il lockdown e la quarantena, di fare appunto le mie dirette dove cerco di tenere sveglia la gente, cioè ok, state in casa, va bene, ma tenete la mente accesa, aperta, cioè siate critici con le cose che stanno accadendo. Per critici non significa semplicemente criticarle per il gusto di farlo, critici nel senso ragionatele, filtratele con una mente critica. Ok, perché tante delle cose che stanno accadendo magari non sono giuste, noi le facciamo, ma non sono giuste. E se noi non comprendiamo quelle che non sono giuste e le passiamo come tali, non va bene. Non va bene perché creano dei precedenti pericolosi, perché non impariamo dalle esperienze che facciamo, semplicemente viviamo e non ci accorgiamo di che cosa sta accadendo. Semplicemente per paura speriamo che tutto finisca presto, ma le cose non finiscono presto di loro. Ma sai, allora, a volte Livio, io dico, no? Dico, ma la vita è veramente urgente. Dico, cioè, non è che vivi per sempre, non è che puoi non mentire per sempre, o cioè, devi capire, secondo me, si parla certamente di amore, no? Si parla di però è diverso, cioè proprio secondo me valori, correttezza, onestà intellettuale, coerenza. Non so se sei d'accordo. Assolutamente, per me ogni persona dovrebbe avere molto chiaro dentro di sé quelli che sono i propri valori principali a cui ci si attiene, a cui si attinge nel momento in cui si prendono decisioni importanti per la propria vita. Se non hai chiarezza nei tuoi valori,
a rischi di muoverti dove tira il vento, e non sempre il vento tira nella giusta direzione, devi accorgertene e devi saper dire no, io non ci sto a questa cosa. Io da tante cose che stanno accadendo, scelte fatte, io sinceramente non ci sto, poi seguo perché sono, come dire, seguo la legge, seguo quello che mi viene detto, ma certe cose non sono d'accordo e vorrei poter dire quantomeno a me stesso e agli altri, grazie alla libertà di espressione di pensiero e di parola, io questa cosa la faccio ma non sono d'accordo. Se qualcuno me la spiega meglio magari la capisco meglio, altrimenti continuo a non essere d'accordo e ad avere magari un pensiero critico rispetto a questa cosa. Certo. È fondamentale, senza valori forti, per me la salute è il mio primo valore, quindi fa te quanto sia importante la salute, è il mio primo valore, questo da più di 25 anni, ok? È il motivo per cui faccio prevenzione vera, cioè mi sforzo il più possibile di avere cura di me, della mia salute, quindi l'alimentazione, il movimento, i miei pensieri. Quindi guarda, si può fare, non so se si può vedere questa cosa, qua, no? Ho scoperto questa cosa un po' di tempo fa e ne faccio uso. Cerco di trattarmi bene, ok? Nel limite del, ma poi anche la possibilità di divertirsi, trasgredire ogni tanto. Chiaro. Di cosa stiamo parlando? Però la base è quella lì. Tutto ciò nonostante la salute sia al mio primo posto, certe cose però le vedo in maniera critica. Cioè, se io per la mia salute, che è al numero uno, perdo la mia libertà, e io forse dico, ma forse io non voglio più la salute tutelata in un certo modo, se poi non posso essere libero di goderla, ok? Allora no. Io la do la mia libertà, ma bisogna vivere, non sia sempre così, ma che si ritorni ad una normalità, e ditemi come si fa, perché se non siete chiari, se non sappiamo ancora adesso cosa si farà, quando si riapre, chi riaprirà, io vado un po', capito, nei matti, divento un fumino, perché dico, non si fa. Livio caro, guarda, Livio caro, come sai, come non si può non essere d'accordo su questo. Io ti voglio, dobbiamo insomma iniziare la conferenza, e certo, voglio ringraziarti della tua grande contributo, perché vedi questo cuore immenso che ci deve unire tutti, e penso che anche tu abbia un grande cuore, perché insomma per essere qua con me vuol dire che sei un grande cuore, per fare quello che fai vuol dire che hai un grande cuore, quindi grandissimo, ti ringrazio. Grazie. E ti aspetto il 28, mi raccomando. Ma certo, come sempre. Bene.